verbale, che è la minaccia estrema. E già questa sarebbe da sola una ragione sufficiente e necessaria per spingerci a cambiare il modello di sviluppo. Dobbiamo volgere il nostro sguardo al futuro. Ci stanno pensando e lavorando già molti giovani, oggi è un venerdì appunto di impegno e di lotta per questo in tutto il mondo, e a cominciare da quella ragazzina Greta, incredibile, svedese, diventata un'icona di questa battaglia. Uno sviluppo ed un'economia sostenibile non solo potrà salvarci dalla catastrofe ambientale, ma creerà nuove occasioni di lavoro, nuove professioni, rimuovendo vecchie incrostazioni e privilegi che hanno bloccato la scala sociale, che ha in gran parte alimentato l'odio e la rabbia nella società. Questa era il post-it e adesso mandiamo una canzone che anticipa. Eh sì, iniziamo con un brano spagnolo che fa da introduzione, diciamo, alle tematiche che affronteremo tra poco. Dall'immenso repertorio delle canzoni delle Brigate Internazionali della Guerra di Spagna, ascoltiamo Rolando Alarcón in una delle più belle versioni registrate della canzone simbolo, Si me quieres escribir. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Quedan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Dirà subito qualcosa sullo scrittore e sul libro. Ma non è una novità per noi, Igor, perché è già stato ospite nostro con I Campi di Maggio, che è stato il primo romanzo che abbiamo presentato. Lui ha poi scritto Le parole ritrovate e adesso ha scritto questo bellissimo libro Sotto il cielo di Spagna,
che non è solo, come dire, un commemorare gli 80 anni della guerra di Spagna. Dentro c'è un personaggio, un italiano, poi ce lo dirà lui, insomma. Anche se ci tenevo che uscisse appunto per gli 80 anni, certo, che ha un senso, un tornare lì, perché noi ci siamo stati appunto con quattro divisioni fasciste, tre di camicie nere, una di volontari dell'esercito, che hanno combattuto in Spagna e hanno combattuto in una delle battaglie che è durata praticamente quasi quattro settimane, che è nota, no? Anche nell'immaginario, diciamo, e poi dei movimenti di resistenza, no? Ed è Guadalajara. Perché è nota? È nota perché ovviamente è stata la prima sconfitta del fascismo a tutti gli effetti, perché fino a quel momento il fascismo era in qualche modo vincitore, nel senso che usciva dalla conquista dell'Etiopia. Esatto, usciva dalla conquista dell'Etiopia, e la conquista dell'Etiopia aveva dato a Mussolini l'apice della popolarità. Questo va detto. Allora, sotto il cielo di Spagna, diciamolo, insomma, è un romanzo che racconta la storia di un italiano che decide di partire e di andare a combattere per i nazionalisti, quindi per Franco, quindi per quei movimenti. Però siccome questa parte, diciamo, non l'ho letto tutto, però gran parte l'ho letto, e in questa prima parte però si capisce che lui non è che aveva intenzione di combattere con qualcuno, voleva provare questa ebbrezza. Esatto, perché dobbiamo aggiungere appunto una cosa, cioè dobbiamo dire che lui è un borghese, non è il povero disgraziato siciliano che parte, dico siciliano perché Sciascia ha scritto, esatto, uno stupendo racconto su questo, che parte e va a combattere senza sapere dove andare, cioè senza sapere dove va, e si ritrova in Spagna. Lui sa che va in Spagna, ma parte per un motivo molto semplice, parte perché è scontento, no, della sua vita, e pensa di andare a partecipare a un grande evento, cioè per lui la guerra di Spagna, la guerra civile, è un grande evento al quale prendere parte, e pensa di trovare in questo grande evento se stesso, un senso alla sua vita. In realtà arriverà e si troverà invece la neve, il fango e le brigate internazionali che dall'altra parte, no, attaccano. Tra l'altro troverà nelle brigate internazionali gli italiani che parlavano dai megafoni, che parlavano dai italiani, italiano, appunto, e questo lo colpirà profondamente, naturalmente, no? Gli farà capire che forse c'è qualcosa che non va, no? E infatti diciamo che sperimenterà la parte più brutta, più drammatica, no? Perché la battaglia di Guadalajara, appunto, che dicevamo prima, è durata quasi quattro settimane, è una battaglia fatta di non grandi movimenti campali, no? Ma scontri fra centinaia di soldati da una parte e centinaia di soldati dall'altra, che raggiungono il contatto furioso, no? Arrivando a uccidersi alla baionetta, colpi sparati a bruciapelo, i pugnali, no? I famosi pugnali, appunto, delle camicie nere, no? Che andavano all'assalto come gli arditi. Anche dei marocchini che attaccavano di notte. E gli assalti, appunto, terribili e tremendi dei marocchini, che non solo attaccavano di notte, ma non facevano prigionieri. Tagliavano la gola e basta. Ricordiamo che i marocchini combattevano dalla parte di Franco. Ecco, ma che era successo? Perché poi c'è stato questo grande movimento, diciamo, perché poi è stata una guerra globale, sostanzialmente.
in cui sono intervenute alcune potenze, altri sono stati formalmente neutrali, no? Hai detto bene, formalmente neutrali, per esempio l'Inghilterra è stata formalmente neutrale, poi in realtà... Però l'Inghilterra era ben rappresentata, ha chiuso un occhio. Diciamo. Era ben rappresentata nelle brigate internazionali, insieme agli USA, insieme agli americani. La brigata Lincoln. La brigata Lincoln, insieme agli esuli italiani, insieme ai francesi, a qualche francese. Ce n'erano. Soprattutto tra l'altro la Francia aveva venduto pure gli aerei alla Repubblica. Sì. I primi aerei utilizzati erano francesi. Erano francesi, e poi sono arrivati i russi. Poi sono arrivati i Rada russi. I Rada russi, che erano piccoli aerei maneggevolissimi. Insomma. Quindi è stato il primo esperimento di guerra globale. Globale e anche, diciamo, in cui c'era molta tecnica. No? Esatto, questo aspetto della tecnica è un aspetto che a me non erano solo le fucilate. È interessato molto, bravo. Non erano solo le fucilate. No, c'era molta tecnica, e poi c'erano alcuni esperimenti drammatici, tragici, devastanti, che sono stati quelli dei bombardamenti. Tra l'altro, il bombardamento di Guernica. Di Guernica da parte sì, dei Messerschmitt o degli Junker, adesso Junker. So, degli Junker che era 81, 31, non mi ricordo. Comunque, e invece i nostri si chiamavano i Sorci Verdi. E da allora ti faccio vedere i Sorci Verdi in Italia, vuol dire appunto fare una cosa, no, diciamo violenta. Violenta, e ti faccio vedere io, insomma, no? Ecco, far vedere i Sorci Verdi. E si chiama i Sorci Verdi, avevano questo stemmino fuori. E, insomma, è stata una guerra in cui si sono. È stata l'anticipazione della Seconda Guerra Mondiale. Questo lo possiamo dire con grande tranquillità, è stato l'avvio della Seconda Guerra Mondiale, perché da allora, diciamo, è durata fino al 39, cioè, no? E poco dopo, pochi mesi dopo, c'è stata l'invasione della Polonia, i tedeschi. E c'è una cosa, che non dice mai nessuno, che la Russia a un certo punto ha abbandonato, l'Unione Sovietica, anzi, ha abbandonato la Repubblica, e guardate la coincidenza di date, stavano facendo l'accordo per spartirsi la Polonia con Hitler, tra Hitler e Stalin. Beh, io l'ho raccontato che diciamo dentro il movimento che faceva capo, appunto, che sosteneva la Repubblica, no, ad un certo punto i comunisti stalinisti fondamentalmente, appoggiati appunto da Stalin, rompono con gli anarchici, perché ecco, quello che dobbiamo dire è che in Spagna il movimento anarchico era fortissimo, a differenza che in tutto il resto dell'Europa. In Spagna c'era un sindacato anarchico al quale erano iscritti 1 milione di persone, e quindi questo, esatto, e dall'altra parte c'era un piccolo movimento trotskista, che è il POUM. Ecco, a partire già dal 37 inizia uno scontro frontale tra i trotskisti e gli anarchici da una parte e i comunisti stalinisti dall'altra. Poi in verità questo scontro diventa quello che tu hai accennato, cioè praticamente la Russia abbandona la Spagna. Abbandona la Spagna perché è evidente che la politica di Stalin è quella, no, di salvaguardare se stesso, insomma, no? di salvaguardare l'Unione Sovietica. È stato un errore micidiale. Comunque, torniamo alla nostra storia, perché poi questo protagonista in fondo incrocia tutto, perché appunto abbiamo detto che era una guerra globale, quella in Spagna, con le brigate internazionali, con molti artisti, molti fotografi soprattutto, cineoperatori, eccetera. Scrittori, Hemingway, partecipavano con slancio a questa vicenda, e lui li incrocia, questo.
si rincrocia o direttamente, o indirettamente, cioè nel mentre accadono le cose dall'altra parte. Sì. Dall'altra parte ci